Allora, oggi un filmino per quelli che vengono in Giappone per vedere alberghi e stazioni. Ecco, chi sta in Giappone e passa le sue giornate fra albergo e stazioni. Eccolo qua. Guardala. Guarda. Venite qua. Dal ramen allo Skyway, proprio tutto studiato per i turisti. Prima la vista incredibile sulla tecnologia della stazione di Tokyo, poi il ramen e poi lo Skyway. Tutto collegato e studiato per non far uscire i turisti dalla zona tecnologica, per non fargli vedere il vero Giappone. Yodobashi Hame, avete ben visibile Yodobashi Hame, perché uno vedi là sotto, dice attraverso e ci arrivo, eh? Che dici? Strategico, eh? Scritta Yodobashi Hame, la di strategia, eh? Che strategia? Yodobashi Hame copre due templi di gemelli. Capito? Tra l'altro, c'hai due templi famosissimi, però si vede a male. Guarda, il tempio lì è aperto da poco, guarda il visibile, mm-hmm. Stiamo restando per tantissimi anni. Si vede male, ci vanno zoom. Quando c'è quella statua, ti ricordi quella statua che vidi quando c'è una dai, 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 coniugi. Poi riusciamo da questo skywalk, tourist walk, dove poi, per... E ovviamente poi scendiamo giù alla base della stazione dove partono i treni. Guarda qua, dove andiamo a scendere precisamente qua in questa bellissima zona, un gazebo dove fanno matrimoni, dove fanno i matrimoni, vedi, tutto bello. E puta caso sotto qui cosa c'è? L'hotel Granvia. Qui siamo praticamente dentro l'hotel Granvia, vedi. Zona matrimoni. Quindi qui ci hanno fatto andare dal treno alla zona panoramica per vedere la stazione in tutto il suo splendore, zona ramen per mangiare, poi ci hanno immesso dentro il corridoio skywalk per farci vedere Yodobashi Camera, per nasconderci la parte sud. E poi ci portano qui all'Hotel Granvia, che è ovviamente il top di Kyoto, il 5 stelle. E poi ovviamente sotto l'Hotel Granvia ricomincia il treno per partire verso una nuova meta con il treno Shinkansen super veloce. Quindi tutto un cerchio, tutto un cerchio turistico costruito per tenere il turista nella zona in cui il Giappone lo vuole tenere. Yeah.
ci ha fermato chiedendoci massaggi. Esatto, mannaggia, la telecamera deve essere sempre accesa. Presto, prima che il jingle mi entri nel cervello. Ragazzi, vedete questo posto, si mangia benissimo, si spende pochissimo, guarda, 150 yen, e che sarà? Neanche un euro. Un euro e quindi sì, tre. Le tasse, sì. E spiegate che cos'è quello là? È un cazzo d'onda. È un capuccio, capuccio alghe. Tutto capuccio alghe. Sembra quello che sembra, ma non è. È un pene fritto. Pene fritto. Simbolo della fertilità avignonese. Ora questa è la tipica cucina. Salutare giapponese. Tipica cultura giapponese. Il Findus che viene qua tutte le mattine e scarica proprio. E questo è gli alici di del Vietnam. La salsa. Come si usa? Si infila dentro una sola. Se lo fai, deve essere un porco. Guarda qua, va. Guardate come. Guarda qua. La salutarità. Questi sono 3 mesi in meno di vita. Guarda. Che aspetta. È arrivato, ecco. È la roba. Ma solo una palla. C'è solo una palla. Mi preoccuperete, c'è solo una palla. Non vorrei fare riferimenti a Hitler, però. Anche lui diceva che avesse solo uno. Davvero. Sono dei geni. Questo è un pene. Vabbè, ma di là quello di plastica è più bello. Guardate, quello di plastica. Sai che ti puoi lamentare in Giappone che non è uguale? Questo è più o meno un pene? No, perché non è uguale a quello che espongono. Però almeno dovremmo lamentarci. Questo è un. No, è oscurato. Quindi non tipico piatto giapponese. No, là c'è il coso di plastica nella bacheca. Un cazzo fritto. Cazzo, ma 18 di. E ti spiegano anche i centimetri, fai vedere bene. Questo è 17? 17. Sì, siamo andati dai, un po'. Con zuppa, dai, ragazzi. Qualcuno lo deve mangiare. In già, allora. Spinacio. E lo mangio anche? Spinacio, prendilo in bocca. Prendo solo la palla. Allora, vediamo un po'. Perché sono un. Oh, oltre alla palla. Tua madre. No, non so, ti toglie il cognome. Ai, ti è caduto, ci fai poco cadere. L'ha rotto. No, era rotto. Ha rotto il cazzo. Esatto, ha rotto il cazzo. No, questa è una delle cose che non avrei mai voluto vedere. Spinacio, questo. Stai facendo il video? Sì. Due video. Non pensare male. La telecamera deve essere sempre accesa.